abbiamo già il cronoprogramma, c'è già, è dettato dal contratto, è dettato da quelle che sono le iniziative già pronte. Sull'autonomia un testo base è pronto e il consenso della Lega al centro e al sud ci dice che è un tema che unisce e che guarda al futuro. Sulle grandi opere, aspettiamo il risultato della Regione Piemonte, però c'è un bando aperto. Questo voto italiano e francese penso che permetterà all'Europa di investire ancora più soldi per alcune grandi opere sul territorio italiano, e non penso solo alla TAV, penso alla necessità di migliori infrastrutture ferroviarie, autostradali, portuali e aeroportuali in alcune città e regioni del centro e del sud. È un mandato chiaro che ci danno gli italiani, andate e fate. A Roma, ma più che, a Roma sì, ma a Bruxelles, perché io ricordo che i tre quarti delle leggi che poi arrivano in Parlamento italiano partono dagli uffici di Bruxelles, e quindi avere non so ancora quanti, 26, 27, 28, 29 europarlamentari della Lega a presidiare gli uffici di Bruxelles sicuramente aiuterà le imprese e i lavoratori italiani.